Amici di Area 52, bentornati, sedicesima puntata, siamo perfetti perché ci sono stati quattro doppi turni e quindi siamo alla 19ª giornata di Eurolega, entriamo nella 20ª questa settimana, è successo di tutto nella settimana del doppio turno, di sicuro non è andata tanto bene per le italiane, questa è purtroppo la prima amara verità che dobbiamo dare a livello cronistico, per il resto siamo in gran forma e abbiamo una puntata scoppiettante, Q&A. Che vuol dire questions and answers, se non sbaglio. Ciao Paglia, ciao Marza, siete pronti? In Ciao ragazzi, siamo prontissimi. Le croci fissi. che senso? No, visto che stasera siamo i bersagli, no, delle domande dei nostri ascoltatori, siamo pronti. Esatto, magari qualcuno ti chiede qual è la tua serie preferita, Sì, roba del genere anche. quelle cose lì, Certo, cosa mangia. assolutamente. Questa la so, buonasera anch'io. Buonasera. Forza Forza Fener. Fener, forza Fener, il Fenerbahce che ha vinto dopo un filotto negativo davvero pesantissimo, è riuscito a tornare alla vittoria e quindi ha sistemato un po' la classifica, molto l'ha sistemata perché di fatto è nel quartetto alle spalle del Real Madrid, la classifica la vedete scorrere in grafica, Real Madrid che è rimasto, come è capitato a molte squadre, da solo per questo turno, l'equilibrio rimane comunque molto serrato. Le brutte notizie per le italiane sono che oltre alle quattro sconfitte sono anche i soggetti contro cui sono arrivate. Per inciso, lo Žalgiris in questo momento è l'ottava del lotto, 10 vinte e 8 perse, vado a memoria, ormai la so. E Settima, ufficialmente settima. infatti è 11-8, non è 7-10-8, è 11-8. L'ottava è l'Efes 10-9. Però Efes, Maccabi con lo stesso record e Stella Rossa sono squadre che in questo momento viaggiano con una certa autorevolezza. E in più c'è in mezzo il Partizan e il Valencia che non sono defunte, 9 vinte, 10 perse. La Virtus è 8-11, Milano con la doppia sconfitta purtroppo è in coda di nuovo 6-13 e la tabella del Paglia se n'è andata letteralmente via col vento, come diceva qualcuno. Partiamo dalle note dolenti, prima di dedicarci alle domande che ci farete per tutta la puntata e su cui prenderemo posizione. Vi ricordo che se vi iscrivete meglio, perché per noi, per tutti, in generale poi venite avvisati di quando ci sono gli alert, pubblichiamo qualcosa, estratti sui nostri canali social, ma anche sul canale YouTube. Vi ricordo anche una cosa che devo ricordarvi, era che Area 52 non c'è questa sera, ma ci sarà mercoledì alle 21. No, alle 21 non lo so, in serata. Mercoledì seguite l'account perché Mamo e Soragna saranno a Parigi a commentare giovedì Chicago-Detroit, una partita notevole dell'NBA. E quindi, già che ci sono, fanno Area 52 da lì. Brutto, vero Paglia? Meglio che a Macerata, sì, dai, Ci si sicuramente. aspettano grandi sfondi, cioè spero vadano a cena alla Torre Eiffel e si veda alle loro spalle per Cavolo, esempio la almeno stella. quello, facciano una diretta da lì, dal secondo piano Se almeno. no, esatto, se no, Andiamo a fare, esatto. esatto. Gianni underscore 45 underscore Milano ormai fuori, la Virtus può ancora farsela. Aritmeticamente questo dice la classifica, nel senso che tutto poi può accadere nello sport, ma le serie da 10 vittorie di fila in questa Eurolega sembrano davvero molto complesse. Testimonia di questo molto valido è il Baskonia, che è stato riportato un po', preso per i capelli, riportato un po' sulla terra, diciamo così, con un paio di scopole, che era la squadra più calda, con la striscia più lunga, e si è dovuta comunque inchinare anche lei 2 volte, per dire che è molto difficile piazzare la rimonta vincendo 10 partite consecutive. Questa è in sostanza la questione. Beh, noi speriamo sempre, siamo ottimisti, però assomiglia tanto a ciò che ci ha detto Gianni 45, la situazione per le italiane. Vi chiedo subito che speranze avevate e se vi aspettavate lo 0-2 di Milano per cominciare. Marza. No, non me lo aspettavo perché pensavo che con un colpo di coda, dopo aver visto qualcosina di tecnicamente accettabile col Valencia, soprattutto non tanto col Monaco che la considero una partita decisamente atipica, ma col Valencia mi aspettavo che ci fosse qualcosa che permettesse di battere due squadre non irresistibili, perché io continuo a pensare che lo Žalgiris sia solido ma non irresistibile e soprattutto non può essere irresistibile per Milano. C'è da dire che niente, è grave. Adesso, per dirla come disse una volta Ataman quando venne a giocare con Pianigiani,
Il fine settimana c'è la finale per l'ultimo posto con la Svel. Lui lo disse una volta quando arrivarono ultimo e penultimo lui e Pianigiani, e adesso in questo momento c'è la finale dell'ultimo posto con la Svel. A testimonianza di quello che dicevi, che è difficile vincere le 10 partite, io scorrendo la classifica denoto che nelle prime 8, quelle da playoff, hanno sì, tutto un record nelle ultime 10 di 6-4, tranne il Real che è 7-3, l'unica negativa è il Fenerbahce che è 4-6. Però anche per le big è veramente difficilissimo, impossibile sinora piazzare delle... Sì, qua e là si casca. È stato il 9-1 iniziale del Fenerbahce, però ecco, adesso, e adesso i numeri dicono che Milano per fare i playoff deve fare 12-3. 12-3, forse potrebbe bastare 11-4, ma non sono sicuro che con no, 17-17 si facciano i... Con 19 oggi si è fuori, quindi siamo lì. Ma e comunque non è che anche 11-4 questa squadra oggi ce l'abbia nelle sue corde. È più facile. Poi, come sappiamo, le ultime 10 giornate non è neanche particolarmente amico da questo punto di vista. No, più facile che facciano 4-11 vedendo come giocano adesso rispetto che 11. Adesso dirò una cosa scioccante e la chiedo di commentarla a Paglia. A cui chiedo anche di rispondere al discorso Milano. Marda ha appena detto che non ritiene lo Žalgiris una squadra irresistibile, solida ma non irresistibile. Io invece ti dico che questi qua assomigliano invece un po' a una squadra irresistibile, nel senso che non sono una grande squadra sicuramente e non hanno grandi individualità, ma se per caso si integrano bene veramente fino in fondo sia Polonara che Taylor, io sai che temo che tutto, ragazzi, nei playoff vanno, e poi quando giochi con loro nei playoff dovrai comunque batterli, come è successo per la verità non neanche tanto tempo fa quando sono andati alle Final Four nel 2019, vado a memoria, 18 con gli altri che vincono, esatto, l'anno di Doncic. Ma sono più vicino alla posizione di Marzo, onestamente, nel senso che tu pensa come va il mondo. Esatto, sono lievissimi, giocano bene, vanno in obiettivi, su obiettivi precisi, soprattutto offensivamente, però anche a Milano non è che abbiano scintillato per vincere contro una squadra che è in down clamoroso, quindi no, però hanno fatto impressione che vincono 66-61 in una partita che Milano comunque gioca per togliergli le loro cose e ci riesce in parte e la vincono comunque. E poi vincono invece quella prima giocando sbrigliati sul campo di Bologna. No, il margine che hanno è proprio quello, l'inserimento di Taylor e Polonara, perché comunque fino adesso Polonara si è visto e non si è visto. E Taylor qualcosina dato, non ovviamente quello che dava prima che in Ivans, quindi ovviamente... Calma, è presto. Appunto, dico, per adesso il margine che hanno di crescita da qua a in primis entrare nei playoff è quello lì. Quanto sì, e sì, come impatteranno loro farà la differenza tra stare dentro e stare fuori, anche perché lì è una mucchiata selvaggia per i playoff, quindi assolutamente penso che lotteranno comunque fino in fondo. A questo punto le squadre che sono in ballo adesso sono quelle che saranno in ballo fino alla fine. Milano con questo 0-2 direi che al di là delle mie tabelle e dell'italianità direi anche, che perché inizia, anche perché inizia ad avere gli scontri diretti che anche. In ottica per quel famoso discorso potrebbe bastare il 17-17, sì, magari ti può anche bastare, facciamo finta che basti, però inizia a essere 0-2 con lo Žalgiris, 6-0-1 e meno 17 col Baskonia, per fare un altro esempio. Hai perso in casa col Maccabi, Baskonia proprio per 6. E devi andare a Tel Aviv. In sostanza c'hai il vantaggio, hai perso in casa con la Virtus, nel caso c'è lì anche quella. Però stiamo parlando del presupposto che loro, stiamo parlando di uno scenario in cui loro poi vincono le partite. Quindi no, esatto. Cioè, è un scenario ulteriore. Però, però anche dovessero farlo, anche se batti il Baskonia, cosa fai? Devi battere il Baskonia di 18, non lo so. Cioè ci sono tante cose negative, poi tanto io resto sempre dell'idea, l'ho detto 2 mesi fa, lo dico anche adesso, ecco. con il playmaking attuale, cioè Baldasso e Mitrulong, Baldasso non c'è più neanche, già non giocava, è rotto, si è anche rotto, quindi va bene, diciamo, con solo Mitrulong come playmaker e gli altri adattati. Poi quello che penso, l'ho scritto in un lungo articolo che
sembra essere piaciuto la scorsa settimana, perché vai a snaturare anche il vero errore di non aver preso un playmaker tempo addietro, è quello che tu sei andato a snaturare in primis uno come Devonori, che è totalmente è sparito, cioè il bellissimo giocatore che noi abbiamo ammirato l'anno scorso è fuori da ogni possibilità di suo rendimento, quando poteva essere tutto sommato la soluzione migliore per provare a sostituire Shields. Poteva essere, io non dico che Devonol sia Shields, ci mancherebbe, certo. Gli auguro di diventarlo, magari, perché no? Shields 5-6 anni fa non pensavamo che fosse lo Shields di adesso, no. Quindi però quello, tu hai avuto il doppio problema del non hai playmaker e vai a toglierti anche il miglior sostituto che avevi, quindi più di così penso che non si potesse sbagliare. Dwayne tra il periodico dice vabbè, lasciando perdere a sto punto, inutile pensare all'improbabile, se dice vincente in Eurolega, più importante inserire bene Tonutto e capire chi saranno i sei stranieri per i playoff e l'NBA, che insomma è quello che secondo lui è l'obiettivo, diciamo, più importante della stagione dell'Olimpia, che in Europa in effetti adesso come dire, bisogna lasciarla lì ed eventualmente poi le prossime settimane dovesse succedere quello che tutti sperano, vediamo più avanti. C'è una domanda, visto che la questions and answers. Buonasera a tutti, posso chiedere a Marza quanto è gasato per l'arrivo in Eurolega di Cima Moneke, fan club di Cima presente? Vabbè, ma di più, cioè assolutamente, l'ho detto, se fosse una questione di cuore faticherei a trattenere l'entusiasmo. È già sei un simpatizzante Monaco, possiamo dire. Esatto, già c'era quello, cioè adesso se già sognavo l'Eurolega nelle mani del Monaco, adesso sono molto... Però poi ogni volta che vedo Ergin che esce dal Palau, gli ha fatto il 3 anche stavolta. Gli ha fatto il 3. Fantastico. Sì. È fantastico, era stato tranquillo tutta la partita, è uscito facendogli il 3. Poi perché l'ha fatto? Era lì che si davano la mano tranquillo? Perché qualcuno in catalano gli avrà detto qualcosa per tutta la partita. Ha capito il catalano, che adesso Ergin ha otto lingue. Allora, stiamo capitolo Olimpia, relativamente appunto al mercato. Come vi sarete accorti, immagino voi che ci seguite, e che seguite la pallacanestro europea, sostanzialmente in queste ultime 48 ore è successo un po' di tutto attorno al nome di Kemba Walker, All-Star, tra l'altro anche recente, 2020 mi sembra l'ultima partecipazione, giocatore che secondo molti non avesse avuto problemi fisici che ha avuto alle ginocchia in particolare, sarebbe stato un giocatore, diciamo, franchigia senza alcun problema. Tant'è che lo stipendio per un periodo cosa costato, infatti, però per poco, appunto, perché le ginocchia hanno iniziato a traballare, un atleta surreale, uno di quei casi in cui tipo Ronaldo, la potenza è nulla senza controllo, cioè lui aveva troppa esplosività per quelle sue articolazioni, me la spiego facilmente così. Adesso banalmente quest'anno guadagna 29 milioni di dollari, perché era l'ultimo anno di un pluriennale lungo che aveva da giocatore di franchigia. Una parte la paga San Antonio, poco, 700.000, qualcosa di meno, e poi il resto le altre due squadre. Ma al netto di tutto questo, un giocatore dal calibro ovviamente spaziale, che viene fermo al momento, tagliato dai Dallas Mavericks, dove era stato firmato come veterano un paio di mesi fa, ha fatto anche, Marza me lo ricordava poco fa, 32 a metà dicembre, per intenderci, una partita dei Mavs. È venuto fuori sostanzialmente che era in trattativa con l'Olimpia Milano, visite mediche che sarebbero effettuate a breve per il grande colpo dell'Olimpia. Ora ci chiedono del mercato dell'Olimpia, perché nelle 48 ore successive poi è uscito fuori che in realtà sia Kemba Walker che l'Olimpia hanno detto che non c'è mai stato alcuna trattativa, quindi noi dobbiamo prendere per quello che sono le interpretazioni autentiche, come dice il maestro Flavio Tranquillo, delle cose. Quindi se l'Olimpia dice e l'entourage del giocatore dicono che non ci sono state trattative, vuol dire che non è stata una trattativa, magari è stato un abboccamento, nel senso che qualcuno ha buttato lì il nome e magari qualcuno a Milano ha pensato al nome e ha fatto 10 minuti di riflessione, però è uscita come notizia di mercato, quindi la gente dopo dice giustamente ma giornalai che fanno uscire le notizie a caso senza verificare, le peggio cose in sostanza. Volevo chiedervi cosa pensate di questa vicenda e poi se avete notizie invece confermate, mi raccomando, su quello che potrebbe essere il mercato dell'Olimpia, perché Pengos
è annunciato dopo una verifica che lo terrà fuori un altro mese, quindi si protraggono le cose. E Ettore Messina ha lasciato filtrare che in effetti qualcosa adesso potrebbero fare. Taglia. Io quando è uscita la voce di Walker sono rimasto sbalordito, sì, per il nome, ma anche per quello che poteva essere il meccanismo che aveva portato poi a quella scelta, nel senso che praticamente non mi ricordo se Messina in conferenza stampa o chi annuncia il fatto che Pengos comunque deve rimanere fuori fino a metà marzo, esce dopo qualche ora questa voce legata a una trattativa con Kemba. Mi sembra surreale che dopo non aver fatto nulla per la cabina di regia un mese e mezzo fa, due mesi fa, quando si poteva intervenire in maniera importante, sensata e con giusto tempismo, perché poi è quello che fa la differenza. Adesso di tempo per recuperare in Eurolega non ce n'è quasi più. Un mese e mezzo fa c'era e ce n'è come. E inserire a metà gennaio un giocatore del calibro di Kemba Walker, che ovviamente non discutiamo, che però ha tutti i problemi di cui hai parlato giustamente, Elle, e metterlo adesso a stagione europea praticamente compromessa, sembrava veramente surreale. Poi come siano andate le cose, questo lo sanno probabilmente solo i protagonisti, magari qualcuno l'ha voluta mettere appositamente, qualcuno dell'entourage di Walker, la voce in giro per sondare il terreno, vedere qualche interesse. Però poi ha detto che a lui interessa solo l'NBA, quindi cioè, il fatto che sia interesse dall'Europa non vedo come possa convincere un club NBA a firmare. Pensa anche per esempio, qualche settimana fa era uscita quella voce di Jabari Parker al Partizan, un caso abbastanza simile, di un giocatore non con quell'esperienza NBA, però di quel calibro lì, accostato a una squadra europea che più o meno potrebbe cercare qualcosa. Quindi non so la dinamica come si è scatenata e se veramente c'è stato qualcosa, però al di là di tutto una mossa del genere da Milano a me sembra nonsense. E infatti non c'è stato. A quanto pare, in generale, farla sì. Mi sembra proprio non ha più tanto senso adesso. Su cosa sia vero e cosa non sia vero, francamente, è difficile per noi. Sono d'accordo con Paglia, è difficile saperlo. Ieri è arrivata la smentita totale di Messina, tra l'altro parzialmente corretta nella forma, nel senso che ha citato la Gazzetta dello Sport. Ma la Gazzetta dello Sport, ragazzi, ha ripreso una notizia che arriva da Punto Olimpia, che è un blog, adesso non so, che segue l'Olimpia e che ha avuto tra l'altro una percentuale di riuscita sulle voci di mercato molto molto alta. Sì, sì, ci beccano spesso. Esatto, assolutamente. Avranno i ganci. Dicono di avere una fonte. Certo, giustamente. Non è che dicono, ce l'hanno. Su Baron, su quando si sbloccava la trattativa con Voigtman, eccetera, eccetera. Tutte queste cose andando indietro. Quindi a me non è piaciuto in tutto questo che tutti abbiano parlato. Cioè si va a smentire la Gazzetta perché fa più scena addirittura, però in realtà ragazzi non è così. Poi è vero o non è vero? Messina ha detto non è stata avviata nessuna trattativa, magari è vero, non è stata avviata nel senso che vi siete parlati e non è iniziata una trattativa. Cioè mi ricorda molto quando Bill Clinton negò di aver fatto sesso. Però la Marza, perdonami. Sì, perché quello non è un rapporto orale, non è sesso. Allora, però perdonami, ragazzi. Non sono tanto d'accordo con te però, quando tu dici che tutti se la sono presi con la Gazzetta, perché ti dico la verità, Punto Olimpia però è un blog probabilmente che avranno un forum di tifosi appassionati, come dire, la responsabilità che hanno loro nel pubblicare e diffondere notizie secondo me non è paragonabile a quella che dovrebbe essere la prima. No, ma certo. Quindi nel momento in cui la Gazzetta si, come dire, rilancia una cosa che è senza avere ulteriori verifiche, giustamente la gente con chi se la deve prendere. No, ma è giusto, ma tu hai ragione. Ma guarda che io non sto né attaccando né difendendo la Gazzetta, sto dicendo invece andrebbe un po' attaccata, secondo me, perché hanno ragione quelli che dicono, cioè loro dovevano controllare. No, io sto dicendo solamente che quando Messina dice non so, parlatene con la Gazzetta, in realtà sarebbe stato più giusto dire parlatene con Punto Libero. Ma non è stato piano, non lo sta nemmeno lui. Non è lo stesso piano,
perché no, finché Milan resta a livello di punto Olimpia, Messina se ne può anche fregare, Milano se ne può anche fregare. No, se fosse stato nazionale, non no, va bene. Perché lui fa, guardate che Messina non è mica scemo, Messina fa una dichiarazione in cui dice: parlatene con la Gazzetta che ha avuto questa primizia, forse oggi funziona così, leggo una cosa su Twitter e lo faccio diventare una notizia. Quindi lui dice, magari questi hanno letto da un'altra parte, secondo me andava citata quella che era la fonte, anche perché poi, ragazzi, sarà mica la prima voce di mercato priva di fondamento, nel senso, o meglio, magari non priva di fondamento, ma che non porta a una conclusione. No, della però il calibro del giocatore... Cioè, sono 100.000. Io ricordo sempre a tutti che una volta un grande giornalista mi disse... Il mercato, chi parla di mercato è una gara a chi sbaglia di meno, non a chi sbaglia di più. E come fa il mercato, il fantamercato? Chi sbaglia meno vince, è così. Tennis percentuale anche. Certo, esatto, va bene, allora qui rispondo io. Tanto per fare un po' di polemica, non c'è polemica. Volevo chiedervi cosa ne pensate della fischiata di Boltauser con l'Olympiacos, una roba così non la vedevo dai tempi di Siena. No, allora, vi dico perché non c'è polemica. La polemica la fai tu dicendo quella roba dei tempi di Siena, Sam, 262, nel senso che io quel fischio lì è assolutamente inspiegabile, se non con un pessimo arbitro che decide prima di aver visto. Una cosa che in realtà non ha visto, perché se avesse visto la dinamica corretta non avrebbe fischiato, e quindi fa il fischio in automatico, un po' come un fischio di confusione, non so se riesco a spiegarmi, e quindi non sto facendo un complimento, ma sto dicendo una roba da fermare Boltauser per un mesetto e dirgli, guarda, refocus, ci vuole focus, ti devi riconcentrare, perché sta roba qua non si può vedere, anche perché la partita lì è completamente aperta e da quel fischio lì scoppia un putiferio, da cui poi anche per errore, perché... alla fine la Virtus perde di due, i due liberi dei tecnici di Teodosic, uno potrebbe dire basta che tenesse le mani in tasca e chiudesse la bocca, però quel fischio lì veramente è una roba che non può fare nessun appassionato di pallacanestro, non dico nessun arbitro, nessun appassionato non di pallacanestro preso e messo in campo a fischiare con due di Eurolega può mai fischiare fallo a Oselei, poi oltretutto, nel senso, perché anche una roba di Nicolau che protesta perché pensa che abbiano fischiato il fallo. Sì, per Nicolau che dice protesta la sua innocenza dicendo no, ma guarda che io non volevo far fallo e non l'ho fatto. Stava per partire con la classica roba, ovviamente. Non può mai essere fallo di Oselei dalla dinamica del replay che si vede Oselei che mette due manone sulla palla, la sposta a Papanicolaou e poi c'è il contatto, ma il contatto, voglio dire, trattasi di sport di contatto e quindi no, ma non è polemica per nessun tipo. E vi dico la verità, non è questione di fare il discorso del gomblotto, cioè l'Olympiacos cosa paga Boltauser, no, cioè queste robe non si possono sentire, io le aborro completamente. Diciamo quello che è, Boltauser è un arbitro pessimo che andrebbe fermato un mese, perché uno che fischia la roba così è come minimo confuso e quindi va fermato un mese, io la vedo così. Poi se avete le prove dei gomblotti è un altro discorso, ma in caso contrario è così. Marza, ti accusavano di non aver più pronosticato la vittoria di Milano ed ecco due mazzate. Vi segnalo che Marza se le sogna la notte ste robe, quindi se non ha sognato la vittoria di Milano non è che poteva alzarsi e twittare vince l'Olimpia, giusto? No, giusto. Io volevo aggiungere una cosa a quello che hai detto, al discorso complotti, per sicurezza, per capire se c'era un filo logico in queste cose, sono andato a vedermi quello che è il saldo falli fatti, falli subiti di tutte le squadre di Eurolega. E francamente, sulla media, sono andato a vedere che ci sono delle cose che, come si dice sempre, sono favorite le spagnole, sono favorite le turche, tutte queste balle qui, eccetera, eccetera. Ma non è assolutamente vero, perché se si va a vedere, ad esempio, non so, il Barcellona ha un saldo negativo di 2,3, cioè gli fischiano 2,3 in più di quelli che gli fischiano a favore. Però menano come Fabri Ferrari. No, ho capito, ma non c'è un Barcellona proprio mena come il Maccabi mena come dei Fabri Ferrari. No. Ecco, meno 5,2. Non c'è un senso. No, per chi? Per i complottisti. Ecco, magari la festa del complottismo questa settimana è che la squadra con il saldo più favorevole è l'Olympiacos.
Olympiacos ha 4,9 fischi in più di quelli che gli danno contro. Non sarà perché gioca da dietro, non sarà perché gioca benissimo e quindi muove benissimo la palla e quindi c'ha più. Diciamo che piuttosto c'è da dire sugli arbitri che la stagione era iniziata, secondo me, anche un po' meno. Sulla scia dell'europeo, hanno visto i colleghi all'europeo e hanno detto, forse siamo rimasti positivamente colpiti dall'Eurolega perché avevamo visto cosa era successo a Eurobasket. Dopodiché nelle ultime settimane ci sono 6 o 7 esempi che sono clamorosi. Però non è andati male proprio, cioè hanno fatto le feste, hanno fatto i bagordi, sono presentati in modo inaccettabile alla ripresa. L'Eurolega non si ferma mai, non dovrebbe accadere. Salutiamo al primo live Claudio P80 che dice... Vi adora, addirittura adorerà lo sfondo di paglia, probabilmente. La Virtus ha possibilità di prendere un pivot di livello europeo? Grazie, se ne parla da un sacco di tempo. Marza, hai qualche novità? No. O si lavora sempre ai fianchi? Onestamente no, credo che stiano lavorando, però da quello che so io stanno lavorando più per l'anno prossimo che per quest'anno. È molto un minutino, quindi. Direi di sì, cioè il che non vuol dire che Milutino vada alla Virtus. Milutinov è il pezzo pregiato dei lunghi, soprattutto dopo che mi sembra che Glickman abbia ufficializzato praticamente che l'anno prossimo il Cesca non farà l'Euro. Esatto, e tra l'altro, scusami, lui scade 23 se non sbaglio col Cesca, quindi lui da giugno in teoria è free agent. Okay. Lui adesso può già firmare e magari ha già anche firmato. Il problema è che è un giocatore che, come dire... pezzo da 90 come si diceva e tutti sanno che in scadenza giugno non ci sarà solo la Virtus immagino interessata, quindi se diventa un'asta poi può essere su Milutinov secondo me ci provano almeno 10 squadre di Eurolega, cioè perché non credo ce ne sia tranne il Real Madrid, che voglio dire non ha senso avendo Tavares e Poirier, tutti gli altri ci provano. Chi può ovviamente adesso faccio fatica a pensare che la Svel ci provi, ecco, se, con tutto il rispetto per la Svel. No, ci può provare, ma farei fatica a pensare che ci riesce. Sì, esatto. Però se ci prova una contender, è chiaro che Milutinov può fare ragionamenti, cioè contender diciamo più dichiarata della Virtus, che prendendo Milutinov eventualmente può diventare anche, aspirare al ruolo di contender, però non lo è ancora. Rispondiamo. Su cosa? Le domande a tutte, ne vedo 5.000. Sto arrivando. Marza, ora devi dirci la squadra che si è inserita per Evans. Magari meglio tardi che mai, anche se forse avrebbe poco senso per Milano la squadra in questione fosse Milano. Ci ho lavorato oggi, nel senso che... Shannon Evans, ricordiamo. Sì, Shannon Evans, che ieri a fine partita ha formalmente salutato il pubblico del San Pablo di Siviglia, perché... ha proprio salutato quasi lacrime. Basta, Siviglia non ne possiamo più. Esatto. Ha salutato, l'hanno applaudito anche un casino, tutto quanto. Ti credo. Quindi ha dato proprio l'idea di uno e sta andando via. Allora, da quello sapevo io era fatta con Valencia. C'era una questione di qualche centello che ballava di buyout. Mi sono informato oggi da fonti abbastanza vicine al giocatore. Ho chiesto proprio, ma è Milano che ha fermato la cosa con Valencia? E testualmente mi hanno detto no. Però a domanda mi piacerebbe vedere Shannon a breve in Eurolega, la mia fonte mi ha detto presto lo vedrai. Ecco. Avrebbe anche senso a Milano però, perché un tipo di scelta così hai questi mesi per vedere se per acclimatarlo tra virgolette all'Eurolega e poi metterlo dentro davvero per in ottica l'anno prossimo potrebbe essere sensata come manovra, piuttosto che il Kemba Walker buttato lì in mezzo così. Sì, è vero, sono d'accordo, sono molto d'accordo. Ma non ci credi? No, non credo a questo punto che sia Milano, cioè la mia fonte è abbastanza credibile, se mi dici no, domani lo impalo, nel senso che cioè, se stasera Shannon Evans, ma non avrebbe neanche senso, cioè anche perché se mi avesse detto... Mi avreste detto è Milano, ma non dirlo, non l'avrei detto assolutamente, come non l'ho mai fatto per le cose che non si possono dire. Paglia, ma Carmelo Anthony non potrebbe essere un crack in Eurolega? Potrebbe sì, però non mi sembra tanto interessato anche lui, perché comunque... Perché cosa deve fare il Big Three? Ah, non lo so, però non mi sembra nemmeno che... Cioè, se qualcuno di questi nomi qua sono stati poi chiacchierati in Europa, lui...
mai neanche tirato per la giacchetta, neanche messo così a caso, buttato lì in mezzo, non mi sembra proprio interessato. Però sì, che cavolo, Carmelo Anthony, vorrei vedere. Crack non lo so, magari crack no, però lo vedrei più su un percorso alla Mari Stadamaier, cioè sì, viene qua, fa le sue bombe, però crack, non lo so, lo mettono in difesa, gli mettono un veicolo a schiena in difesa, gli fa... Da 4 però, lo fai giocare da 4. Sì, però in difesa poi gli mettono un enorme X sulla schiena. Anche da 5. È da 5, sì, vabbè, ho capito. Vabbè. Contro Motley può giocare. Sì, sì. Poi, però, nessuno, poi contro di lui non sarebbe nessuno motivato quando vedono i guadagni in carriera e 4 medaglie d'oro, no? Nessuno vorrebbe schiacciarli in testa, eccetera, eccetera. Ma non lo so, comunque finché non dà disponibilità lui il problema non si pone, per cui ci sta. Malcolm ci dice: a me fa impazzire che dobbiamo aspettare i test di Pengos per fare qualcosa. Come dicevo prima, lui io l'ho scritto la settimana scorsa, tutto, a me sembra quella, sembra una follia, perché anche qualora, cioè Messina ha detto che Pengos quindi non è pronto alla fine di gennaio per rientrare, diciamo riabituarsi, il che voleva dire che in Eurolega ritornava dopo la Coppa Italia, è chiaro, quando mancavano solo 10 partite i buoi potevano essere già scappati. Che cosa cambia in ottica prendere un playmaker se adesso dici può riprendere forse a fine febbraio ed essere in campo per fine marzo? Cioè, è quello che proprio mi sembra una cosa incomprensibile. Poi infatti non lo stanno prendendo. No, lo so, ho capito, ma non mi sembra, cioè anche adesso dire ci stiamo guardando intorno, allora posso pensare qual è l'unico problema, hai paura di perdere il campionato? Perché forse mica allora, è un problema da poco, voglio dire. No, allora è giusto quello che dice tanta gente, che dice tanti tifosi, eccetera, che dicono dalle parole di Messina si capisce che l'obiettivo reale di Milano è il campionato e il resto l'andata su. Ma faccio una domanda a voi due. Ma secondo voi Milano può reggere 15 partite di Eurolega a livello mentale? 15 partite in cui si va in giro solamente a stancarsi senza nessuna possibilità di fare i playoff? Cioè è un ambiente che può sopportare 2 mesi di agonia tali? 2 mesi e mezzo? Rispondetemi, io ho fatto una domanda. No, adesso non la daranno su subito, cioè non penso che Messina adesso da questa settimana dà su proprio l'Eurolega, la molla, però è chiaro che fra qualche partita se non succedono miracoli le scelte vanno invertite, le priorità, diventa il campionato la priorità e con l'Eurolega gestisci lo sforzo, non puoi fare altrimenti. E quindi vediamo Alviti, Biliga, Ricci e Baldassi. Io lo farei, fra un mese lo farei, assolutamente sì. Assolutamente sì, e ti dirò la verità, speriamo che non accada, ma se arrivano altre 2 sconfitte rapide e a quel punto è tutto finito per davvero, anche aritmeticamente, cioè si vede che potrebbe anche togliere peso questa roba, cioè a quel punto... Come dire, meglio è che sia chiaro che è finita e noi usiamo la partita di Eurolega per tararci su quello che è l'obiettivo stagionale, a questo punto senza alcun equivoco, che è il campionato, e magari alleggerendo un po' quello che è invece il carico di pressione che sta squadra regge da ottobre, che è, voglio dire, pesante, perché comunque Torre Messina è un allenatore che sicuramente ha una richiesta molto alta dal punto di vista sia tecnico che mentale, e avere i 3 impegni, uno in fila all'altro, tutte le settimane, in una situazione di difficoltà come quella di quest'anno, senz'altro la squadra dal punto di vista emotivo, nervoso, se ha una possibilità di avere il break durante la settimana, come potrebbe essere appunto con un paio di sconfitte ulteriori, per me potrebbe anche essere trasformata in una cosa positiva. E comunque non ci sono alternative, o la fai così e la fai diventare una cosa positiva, oppure ti maceri 2 mesi nella... quello che dici tu, Marza, nell'agonia della cosa. Però non credo, perché a quel punto quando sei fuori, sei fuori. Sì, no. Non lo so. No, solo il destino, cioè le risposte arrivano solo dal futuro. La domanda l'abbiamo fatta, la domanda Ricky Sbe ci chiede, è collegato da poco, se avevamo già, sì, ha cambiato questo 0-4 abbastanza, perché Milano ha fatto saltare la tabella del Paglia e quindi il playoff, la rincorsa playoff è pressoché diciamo compromessa, e invece Bologna diciamo non si è aiutata, vincere con l'Olimpiakos, quella partita avrebbe dato un boost notevole, oltre che una vittoria in più in classifica,
però è comunque a un paio di partite dei playoff, quindi giustamente sicuramente più in corsa. Milano è a 4 partite dall'ipotetico posto che manda i playoff e con 10-9 in questo momento non sei neanche sicuro di essere dentro, perché il Maccabi e la Stella Rossa sono fuori, nona e decima con 10 vittorie e 9 sconfitte, quindi è evidente che sì, lo 0-4 ha dato purtroppo una brutta botta alle ambizioni delle italiane. Paglia, facciamo rispondere a Paglia la domanda di Pieraz 99 sulle parole di Scariolo di ieri. Sì, adesso ci arriviamo. L'articolo della Gazzetta che non citava Punto Olimpia, ma fonti proprie, Marza, vedi? Per quello che... No, l'articolo sì, sicuro. Ah sì, l'articolo sicuro, vabbè, a tutto si può scrivere. Sì, ho capito, però se sei la Gazzetta poi ne rispondi un po' di più se... rispetto, Ricordo Sean Kemp a Montegranaro, ci dice Giulio. È arrivato sul serio. Sì che è arrivato, lo ricordo, sì. Fece anche un paio di schiaccate. A Dorsey rimane in NBA. Marza, Dorsey? Sì. Ma lo diciamo praticamente tutte le settimane. Continua a fare i trendelli in G-League comunque. Sì, ma Dorsey, ragazzi, erano 4 anni, lo ridico ancora, erano 4 anni che sognava questa NBA, vuole provarci. Se solo c'è uno spiraglio minimo... Vede uno che zoppica leggermente, dice vai, vado a prendergli il posto. Quindi, secondo me, fino a fine stagione ci prova ancora. Poi magari potrebbe ritornare ad essere un pezzo pregiato nel caso decidesse di tornare in Europa, perché tale sarebbe. Io voglio Paglia sulle parole di Scariolo. La domanda anche Lothar Moser è un pessimo arbitro. Branci boom boom. Sì, in tedesco, non... diciamo che. Ci sono 4-5, non farò i nomi, ci sono 4-5 personaggi che secondo me proprio ne faccio una questione, una statistica senza averla, siccome li vedo spesso operare, ce ne sono 4-5 che sono veramente, secondo me, come dire, non buoni, ecco, cerco l'eufemismo, cioè gente che ha degli atteggiamenti da arbitri che non dovrebbe avere, che il più delle volte fischia delle cose così, cosa... Cioè, io ho una percezione che ce ne siano 4-5 proprio scarsi e ce ne siano 7-8 invece capaci, che però poi possono venire tranquillamente coinvolti da quello scarso in un ipotetico trio quando la partita si scalda, eccetera, eccetera, eccetera. Però non so se è la percezione che c'è adesso con quello che si è trascinato dall'Eurobasket, come diceva Marza, e magari ci accorgiamo molto di più degli errori rispetto al solito, perché in molti scrivete che in effetti quest'anno sembra peggiorato il livello dell'arbitraggio. Non sono convinto che sia proprio così, cioè sono convinto che ci sia sempre stati delle topiche spaziali, e i casi tutti gli anni ci sono, e questa volta quello della Virtus è solo l'ultimo in ordine cronologico, perché è veramente clamoroso. Dopodiché Lothar Moser, non sappiamo se lo sospendono, ma sì, Lothar Moser, ovviamente Wolthauser, però avevamo detto, io avevo invocato una sospensione, perché per me, visto che lui, dopo per scontato che sia una persona onesta, cioè non è che viene pagato da nessuno, è proprio scarso, uno che parla così si deve fermare un mese, e mi sembrerebbe una cosa anche abbastanza per lui, corretta. Anche per lui direi perché obiettivamente non so con che, dopo tutto quello che è successo, che hanno tirato fuori i vecchi fischi, sì, lo Svirtus, eccetera, francamente arbitrare giovedì e venerdì avrebbe un peso notevolissimo sulle spalle che non gli permetterebbe di arbitrare troppo lucidamente, troppo serenamente, quindi credo che forse un paio di settimane almeno di riflessione siano il meglio anche per lui. Poi magari lo vediamo arbitrare Baskonia Barça subito giovedì sera. Allora, Paolo Arri 84, Scariolo sul mercato ieri, Paglia, ha messo abbastanza pressione alla Virtus, qualcosa secondo me fanno, credo che lui abbia detto io gradirei un movimento di mercato come minimo, però bisogna vedere se la Virtus lo fa. Sempre col suo tono molto pacato e sereno ha lanciato delle belle cannonate ieri in conferenza stampa a Scariolo, perché a domanda precisa su quello che era successo un po' con Polonara già l'estate scorsa e poi nelle scorse settimane ha rilanciato di fatto la palla alla società, nel senso che lui si è limitato a dire gli allenatori fanno suggerimenti, fanno richieste alla società sul fronte appunto dei giocatori, del mercato, poi
lui allena chi gli viene messo a disposizione, quindi è evidente, e da quello che mi è stato confermato, lui spingeva molto per avere Polonara anche in questa finestra di mercato. La società all'ultimo ha fatto retromarcia, diciamo, e quindi su quello sicuramente, secondo me, ha reso evidente che c'era un mal di pancia, diciamo, da parte sua per quanto riguarda Scariolo. Però la bordata è arrivata anche prima, parlando della situazione italiani della Virtus in generale, perché Scariolo ha parlato di tre giocatori nello stesso ruolo, e evidentemente i tre giocatori nello stesso ruolo italiani sono Hackett, Paiola e Mannion, e poi ha detto Belinelli può entrare, può dare una mano. Dopo lo sono andato a risentire, quella è la trascrizione, hanno trascritto può dare una mano, lui ha detto può entrare nella conferenza stampa. Sono andato a rivedere il video perché me l'ha segnalato una persona. È ben diverso. Sì. No, può dare una mano, è una scelta di termine, secondo me, poco felice. Il fatto è che la scelta di termine nella rotazione invece ci sta. No, la scelta dei termini la fa l'addetto stampa della Virtus, però capisci che quello è un problema. Io sottolineavo questo, cioè sto dicendo, siccome ci sono notizie che dicono che questa cosa non sia stata presa benissimo, poi in realtà, abbia creato un po' di problemi. Non vorrei che il problema sia Belinelli, perché poi oggi appunto si è scatenata un po' da Twitter tutta la baraonda oggi verso l'ora di pranzo. Belinelli con un tweet molto enigmatico, 12 faccine dell'uomo che sta così, che appunto perplesso per qualcosa, non sappiamo se sia riferito a quello. Rumors dicono che sia perplesso per quello, appunto per l'uscita di Scariolo. Belinelli che è in scadenza a fine anno, quindi mi sa che dei due uno non c'è più a fine stagione, ecco. Ah beh, quello è probabile. Presa di posizione di Baraldi nei prossimi giorni non è contata, dice Valerio Maiori. Una volta ha detto una cosa, l'altro giorno un'altra, quindi vabbè, ci sta. Vi risulta licenza in arrivo per la Virtus grazie a un accordo sponsorizzazione gruppo Segafredo ed Eurolega? Perché molti ci chiedono, ma siamo sicuri che l'anno prossimo la Virtus è in Eurolega, eccetera 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 eccetera. La questione è che chiaramente il discorso che faceva prima Marza sul legato al CSKA e in generale alle russe fa molto la differenza. Se la situazione non cambierà, e quindi lo scenario sarà quello di quest'anno, io credo che o via qualificazione sul campo o via wild card, secondo me non c'è nessun sentore per cui l'Eurolega dovrebbe privarsi di uno dei suoi club, tra virgolette, anche più prestigiosi, sono dall'inizio e tutto il resto. Quindi secondo me, come dire, non c'è l'ufficialità al 110% bollata, ma non c'è neanche la minima idea, secondo me, da parte dell'Eurolega di fare a meno della Virtus, stante la situazione attuale. Marza, cosa ti risulta? Non mi risulta l'accordo di sponsorizzazione, però non mi stupirebbe per niente, perché ci sono tantissimi. No, sarebbe un mezzo per arrivare alla licenza. Ah, certo, basta pensare quanto Fedcom sponsorizzi in Eurolega, quanto il gruppo Armani sponsorizza. Infatti le parole, noi vogliamo il Monaco, che diceva l'altro giorno. Alla fine saranno grosso modo queste anche l'anno scorso. Dipende anche da cosa succede in Eurocup, perché ricordiamoci sempre che c'è il famoso regolamento che a volte viene rispettato, a volte no, le famose 400 pagine del regolamento di Eurolega, che in teoria dice che c'è un certo numero di spettatori nel palazzo, eccetera, eccetera, e tutto. Faccio un esempio. Venezia, secondo me, che rimane una delle due favorite, a mio parere, è la mia favorita di Eurocup. Sì, l'abbiamo capito, Real Madrid e Venezia. Venezia vince l'Eurocup, formalmente Venezia potrebbe essere esclusa per regolamento, perché a Venezia non c'è il palazzo che soddisfa i parametri. Però poi si chiama Monte Carlo. Si contano i 10 casi, compreso il Monaco, di squadre ammesse senza palazzo. No, certo, e lo so, ma infatti ho detto... Ho premesso un regolamento che a volte viene tirato in ballo e rispettato, a volte invece non viene rispettato. Beh, in quel caso Venezia comunque andrebbe sicuramente al palazzo. Sì, ma tu puoi andare anche da un'altra parte, però il problema è che ci sono anche delle distanze chilometriche, perché sono segnate anche le distanze. Quello che non sarebbe a norma neanche Treviso, credo.
tra l'altro. Eh no, vero, perché come capienza una norma non è neanche il Palau Blaugrana che si affanno. Secondo me dovrebbero essere autorizzati a giocare al Taglier, cioè magari, a parte che guarda, vado a memoria, per le squadre 4.000 posti, ragazzi. Per le squadre di Eurocup, le squadre che vengono dall'Eurocup, comunque quelle che hanno licenza annuale, mi sembra che non ci sia il vincolo della capienza, vedi, o che sia molto più bassa la soglia per un anno. Poi per il rinnovo pluriennale è un altro discorso. Come una volta quando andavi in Serie C dovevi mettere il parquet, e però facevano la deroga per 2 anni, poi per 3, per 5 non la mettevano mai. Vabbè, è una roba così, però ci sta. Quindi non sappiamo, qui molti, dicevo, la Virtus assicura la partecipazione alla prossima Eurolega, non è ancora ufficiale, ma diciamo che sarebbe un boom pazzesco. Da tifoso Valencia, spero che arrivi Shannon, conoscendo il GM Mulero. Ma perché dice così? Braccino Mulero? Ma perché Mulero, anche se leggi oggi su Twitter, diciamo che dal mondo valenziano non ha esattamente una considerazione. Ma è il solito discorso. Valencia, volendo, è la squadra più ricca di Eurolega, perché ha una proprietà che è infinitamente ricca. Però da quanto mi risulta, il portafoglio lo aprono il giorno che apre l'Arena Nuova, che dovrebbe coinvolgere tutto un giro di affari, di business. Beh, certo. Che permetterebbe quello. Ragion per cui escludo anche che Valencia venga messa alla porta d'Eurolega, perché avendo fatto questo investimento sulla nuova arena, le due grandi arene che arriveranno sono in 2 anni di fila, prima quella del Bayern e poi quella di Valencia, credo in questo ordine, se non ricordo male. Quindi sono sicuramente due progetti e devi tirare dentro. È chiaro che la stessa Eurolega però deve anche finirla di fornire uno spettacolo in cui si gioca al Gaston Metzen di Monaco, che C'è anche anche l'ASVEL, no? Ha un palazzetto in sospeso, il progetto del palazzetto in sospeso. Sì. Esatto. Infatti Glickman ha anche detto: vogliamo il Monaco assolutamente, e ci credo, aggiungerei io, con tutti i grani, il grano che ci mette Fedcom adesso, mi sembra anche abbastanza. Però ha detto: siamo convinti che a breve poseranno la prima pietra per il nuovo palazzo di cui ci avevano detto. Volendo c'è sempre Antibes vicino, dove si può giocare con una situazione un po' migliore. Però sono tutte cose, cioè mettiamoci in testa che il grano è la parola fondamentale di tutta l'organizzazione di Eurolega, che non è una cosa di cui scandalizzarsi, perché è la stessa cosa in NBA. Prima un business e dopo vengono le retine che si muovono. Se vogliamo credere ad altro, crediamolo, però purtroppo è così. O fortunatamente, non lo so. Giustamente, il nostro Onaso sottolinea come se gioca il Monaco in quel palazzetto possono giocare tutti. Non sono stato mai lì, ma al di là delle dimensioni, è brutto come palazzetto? No, è una palestra, palestra della vecchia V1. Sì, però elegante. Infatti elegante. E poi vedi la forma degli yacht. Per esempio, sono stato più volte al Palau. Il Palau è drammatico, al di là della capienza e tutto. Si vede proprio che è una struttura vetusta. Invece questa impressione che dà da fuori, perlomeno, sembra carino. Io a Monte Carlo non sono mai stato, però. No, ecco. Il Palau è veramente vetusto, non ci stanno le gambe. In tribuna stampa al Palau c'è una spina della corrente ogni 3 posti. Esatto. E quindi ti devi menare per caricare il computer, ecco. Insomma, fanno un'altra arena, sì, caro Malcolm. Già la Fonteta non è male, esatto. Non so cosa faranno. 8.000 posti, credo, 16 o 18.000 posti. 16-18.000, sì, una roba tipo Jagir Arena, una roba NBA, e poi tutto collegato. Credo che la Fonteta verrà utilizzata nella parte relativa alle giovanili, può anche essere canterani, la vuoi utilizzare in qualche modo, sei sicuro che fanno. Non siamo come a Milano, per dire, con San Siro, che non si è ancora deciso cosa fare quando si decidono le robe lì. Quelle cose lì succedono solo in Italia. Per il Monaco vale il detto follow the money. Non solo per il Monaco, ma certo. Sì, però il Monaco, ragazzi, ricordiamoci che il Monaco è una delle uniche squadre, insieme alla Virtus, che è in Eurolega per merito sportivo, volendo. Se andiamo a vedere questo. Questa è una cosa abbastanza importante. Tutte le altre no, comprese Efes, Fenerbahce, Milano, Cesca, piglia tutte quelle che vuoi. Questi sono dentro per merito sportivo. Quindi, al momento. Poi se verrà estesa per meriti finanziari è un'altra cosa. Però, ad oggi, questo dice il campo.
Allora, assolutamente sì. Lorenzo Maggi che ci dice: ma in base a cosa la Virtus ha buone chance di restare in Eurolega? Non credo Valencia, Bayern, Valencia e Lione perdano la wild card. No, ma allora, innanzitutto mi era rimpiazzata questa, a meno che non vada ai playoff. Quindi, finché Bologna è in corsa per i playoff, i ragionamenti sul wild card sono prematuri. Dopodiché, secondo me, è un tipo di club, di polo, che con questa stagione in Eurolega non fa altro che accrescere la sua credibilità per quel che riguarda il discorso Eurolega, considerando che secondo me al massimo in 2 anni si andrà alle 20 squadre, quindi altri 2 posti. Quindi non è che siamo certi che Bologna farà l'Eurolega. Se dovessi scommettere un centesimo, però lo metterei sicuro, l'anno prossimo la ritroviamo in Eurolega. Me lo auguro ovviamente, anche essendo noi italiani, ed è meglio avere 2 squadre che una. Per me 20 è più difficile, però è più facile che si vada a 24 e si divida nelle 2 conference, perché 20 sostanzialmente darebbe quell'idea del cosa fai, 38 partite, cioè le tieni... No, 20 fai le 2 conference, le 2 conference 10, da 10. Eh sì, fai le 2 conference per farli viaggiare meno, giocano di più tra loro e una volta... Partite. Sola, 27 partite, andate a ritorno con quelle della tua conference una volta sola con le altre, potrebbe essere... Esatto, una roba lì, sì, alla fine sì. Secondo me a livello di costi abbatti parecchio, anche di logistica e tutta quella roba lì, non è una cosa da poco, voglio dire. Giochi qualcosa meno e quindi a livello di posti vediamo. Valzer di panchine per l'estate, Marza, portiamo già avanti. Questo secondo me sarà un bel casino, perché... Ricordiamo gli allenatori in scadenza. Allora, Ataman scade e da quello che mi risulta sono state fatte almeno 2 proposte di rinnovo dall'Efes, ma al momento non ha ancora, non dico non ha accettato, però non ha ancora rinnovato il contratto. E mi risulta che possa avere anche voglia di tentare un'altra avventura, cosa che sarebbe anche abbastanza, logica. Se dividiamo di più diventerebbe ancora più logica dovesse vincere la 3ª Eurolega di fila, ancora e lo è già tanto oggi, dovesse vincere anche la 3ª lo diventerebbe in una maniera pazzesca, anche perché non credo che vada in giro facendo 4 dall'estate prossima nel caso. E Jasikevičius è un altro discorso, al di là di scadenza, al di là della scadenza, diciamo c'è una scadenza di termini di un certo tipo, va vinta l'Eurolega, è brutto dire così perché la vince uno solo, lo sappiamo, però sappiamo anche che il Real Madrid, che sembrava quella più vicina di tutte a cambiare, invece al momento, per il momento va tutto bene, l'avevano licenziato tutti, Cius Mateo, a fine ottobre, invece lì bello tranquillo, vediamo cosa succede tra un mese, che è importante, Coppa del Rey per loro conta tantissimo. Sì. Messina non ne farei un discorso contrattuale quanto di, non dico di voglia sua, ma di partecipazione a questo doppio ruolo. A me il doppio ruolo non ha mai convinto, non mi guarda, hanno fatto la sintesi delle cose che dici, Marda. Ma tutto può succedere nella vita. Pobo, credo che sia riferito a Basketball Operations. Esatto, of Basketball Operations. E c'è anche il Fenerbahce, dove i Tudis ha contratto assolutamente, però mi sembra che ci sia una situazione di una certa tensione con lo staff medico e queste cose, dette nelle parole dei Tudis di ieri, e queste cose non lasciano mai strascichi estremamente positivi. Che il Real Madrid stia considerando la posizione da tanto tempo di Trinchieri è verissimo. Anche Trinchieri in scadenza, mi risulta, no? A fine dovrebbe, è un altro allenatore ricercatissimo, assolutamente. E il Maccabi, che abbia una scadenza o meno, gli allenatori tanto li cambiano con una certa velocità. No, però Katasha ha firmato fino al 2024. Sì, va bene. Katasha non è un allenatore normale proprio. Comunque è una figura che in Israele, al Maccabi, è un... Cioè, l'anno scorso è quello che gli ha detto di no, di fare il traghettatore per iniziare poi la stagione. Cioè, è uno che secondo me può durare anche l'anno prossimo. No, certo, ma tra l'altro secondo me è anche un buonissimo allenatore, ma quello che... Maccabi mi sembra nella migliore edizione degli ultimi 3-4 anni. Non credo che il mio parere venga preso in considerazione da Vujicic e dai dirigenti del Maccabi, nel caso. Però, e poi c'è anche la posizione di Scariolo, che, attenzione, ragazzi, le parole di ieri sono...
come dicevamo. Perché ricordiamo, Scariolo, cosa mi dicevi del 2023? No, che Scariolo non è questione di 2023, però le parole di Scariolo di ieri sono comunque insomma una presa di posizione di classe, come aveva detto Paglia, come fa lui, molto tranquille ma anche molto dirette. Non credo che siano state la cosa più gradita dalla società, e dalla società non credo che l'atteggiamento della società sia stata la cosa più gradita da Scariolo. L'ha detto chiaramente, non è per fare delle polemiche o per creare delle cose, mi sembra abbastanza evidente. Quindi c'è anche da dire che Scariolo, ad esempio, mi viene a pensare, ci fosse una panchina spagnola di Eurolega, ecco, diciamo che lo firmano a occhi chiusi chiunque, perché sappiamo benissimo che cosa rappresenta. Non ce ne sono tante disponibili adesso, eh? No, non ce ne sono tante disponibili, però... penso, se va via Jasikevičius, il Barcellona può, può prendere Scariolo? Ma non mi stupirebbe più di tanto. C'è sempre il fantasma di Laso che circola sopra l'Eurolega. No, ma Laso non ci va a Barcellona, non lo prendono a Barcellona, secondo me. Io questa la segnerei. Poi vabbè, secondo me non lo segno. Nel 2024 Don Sergio al Barça, dice Marco Tociu. Beh, secondo me lui per andare, cioè adesso al momento Valencia, Baskonia, io parlo delle due big spagnole, se lo chiamano, secondo me lui ovviamente fa fatica a non andare. Se lo chiama Valencia, rispetto alla Virtus, la Virtus ha le sue carte da giocare, sempre che sia l'intenzione sia quella di tenerselo, naturalmente, dal punto di vista dei prossimi anni. Anche, giustamente, bravo, D. Wade, tre periodico, che dice c'è anche Pasquale. Pasquale è un altro nome Pasquale che piace tanto e ha tante... che è anche il grande Sferopoulos, addicted di Area 52. Oh. Sì, no, certo, c'è anche Sferopoulos, insomma, ce n'è. Secondo il Trinca merita una big, dice Ricky Sbe. Trinca è una big, perché il Bayern, vale il discorso che ha fatto prima Marza su Valencia, quando l'anno prossimo all'Arena Nuova cambia la musica, cioè si passa dalla terza alla nona sinfonia, perché il discorso che il budget, tedeschi molto pragmatici hanno sempre detto, sarà correlato al fatto che con la nuova arena contano di avere dei plus importanti dal punto di vista del, come dire, del fatturato, banalmente. E a quel punto, siccome loro sono molto attenti e molto severi da questo punto di vista, si potranno allargare i cordoni della borsa anche per quello che riguarda il budget nel banalmente costruire la squadra. E ovviamente giusto, ma questo... c'è grande, io se dovessi, per il bene che voglio al Trinca, mi piacerebbe vederlo domani mattina allenare il Real Madrid e poter puntare a vincere l'Eurolega, però dall'altra parte mi piacerebbe tantissimo anche vederlo rimanere al Bayern e intraprendere l'avventura Bayern 2.0, cioè quella con l'arena nuova e con un allenatore come lui, che io ritengo tra i migliori 3-4 di Eurolega. Alla ma allora perché il Bayern dovrebbero farselo scappare? No, ma infatti dico, cioè, ma infatti ho detto, cioè, mi piacerebbe vederlo domani mattina lottare per il Final Four. Ma lo scopriamo più a breve, perché se scade a giugno, sicuramente il rinnovo lo fa a febbraio, marzo. Sarà una primavera caldissima da quel punto di vista. Sarà caldissima. Perché vabbè, sono tante panchine grosse. C'è anche il valzer degli allenatori. No, sul Fenerbahce però i Tudis erano a buttare, ha firmato quest'anno un triennale e credo anche bello, come dire, power, per cui, cioè, per prendere dei fiori dirigenti, devi andare al Fenerbahce, tipo il Chelsea che va a prendere Potter, che gli paga 25 milioni di buyout per allenatore. E qui uguali, andare lì dai 5 milioni al Fenerbahce per liberare dal contratto di Tudis, mi sembra un po'. Ma perché Potter è un mago. Infatti. E dopo questo possiamo. Esatto. Gli unici sicuri sono Parker e quello dello Žalgiris con nome difficile, che è Max Vitis. O non aso, che si vanta di avere discendenze lituane, non sa neanche il nome dell'allenatore. Attenzione però a Max Vitis, perché c'era Schiller che aveva portato una squadra di disperati a una vittoria di playoff e l'hanno segato rovinosamente, quindi non mi stupirebbe. L'ha segato l'anno dopo, l'ha segato dopo che è partito. In realtà tre partite dopo, non l'anno dopo, cioè all'inizio della stagione dopo tre partite. Quindi... Perché le aveva perse tutte, avevano detto che quella era l'anno buono, hanno fatto gli abbaioni e invece quest'anno sono partiti a fari spenti, con l'umiltà giusta, mettici sempre il fatto che sono quella cosa di magia del loro maledetto popolo, maledetto in senso positivo, dal punto di vista cestistico, e lì quando perdi
ti vengono in spogliatoio e ti chiedono spiegazioni. Ma quando vinci poi hai veramente il sesto uomo. Io ho fatto quella partita col Fenerbahce dove c'erano dei momenti che il Fenerbahce non sapeva come respingerli, perché erano trascinati da questo delirio che era fuori campo. E sono tanti, cioè giochi veramente in una... è quasi peggio del Pireo da un certo punto di vista, dove quando c'è la bolgia l'Olympiakos è l'uomo in più, sì, però è anche vero che c'è più pressione. Invece lì sono sempre positivi, hanno sempre, quando vincono e ci credono, c'è un clima veramente magico che gli fa fare cose sopra quello che è il loro valore. E purtroppo adesso, purtroppo, nel senso, quelle cose che sono in questo status qui. Quindi Max Vitis è candidato a Coach of the Year, viene da dire, anche, tra l'altro. Sì, no. Sì. Sì, poi più giornate passano, più c'è la candidatura di Dusko, che a questo punto vale, perché è 8-3 nelle 11 da cui allena. Se all'inizio non lo consideravamo perché siamo arrivati in corsa troppo tardi. Poi ha creato Petrushev, praticamente, diciamolo anche. No, Petrushev c'era già. Sì, ma siamo gli autisti del carro noi qui. Esatto. È stato ottimizzato da Dusko Ivanovic, in effetti lo ha reso giocatore da secondo quintetto di Eurolega, quindi secondo me Coach of the Year è proprio Dusko Ivanovic. Andiamo avanti così. Spodesta Vezenkov dal primo. Teo 21-09-2000 dice: se di tempo, Messina vince il 30° scudetto e poi fa un passo indietro con solo ruolo dirigenziale, prendendo un top che sia Ataman, Diasi o chi per loro, potrebbe essere una coppiata clamorosa. È io farei scenario... il contrario, pensa. Io farei fare il contrario, nel senso lo farei allenare. Ma... Se gli fai fare il direttore sportivo di Milano? Ma no, innanzitutto che Messina alleni, perché mi sembra che a livello dirigenziale non mi è piaciuto per niente. Ovviamente. Ok. Soft touch. Sull'allenatore no, non possiamo... Cioè, penso perfettamente possa... d'accordo, grande paglia. È impossibile, ragazzi, ma avete in mente gli impegni che c'hanno questi qui? Cioè, si lamentano del fatto che si gioca ogni due giorni, che sei sempre in viaggio, qui, là, su, giù, e uno ricopre il doppio ruolo. È una follia questa. Soprattutto, sembra la sostituzione di Devon Hall, così snaturo Messina. Cioè, ragazzi, Messina, io non so, adesso poi piaccia, non piaccia, però metterlo in dubbio come allenatore francamente era un po' difficilino, cioè bisogna essere proprio uno che gli sta sulle palle in maniera bestiale e non mi sembra proprio il caso di farlo, assolutamente. Quindi facciamolo allenare, ma allenare basta, e dare i consigli alla società come dice Scariolo, e avere qualcuno che quei consigli li accetta o meno. Ecco, dopo diamo un giudizio vero su Messina. Così è snaturato anche per quello, perché questa, secondo me anche lui la vive male, perché ha questa pressione terrificante del doppio ruolo. I consigli di Scariolo, lui cosa fa? Se li dà da solo davanti allo specchio? E no, ma c'è poco da ridere, è così. Cioè fa ridere, ma è così. Fa ridere, ma fa anche riflettere, diciamo. Bravo, esatto. Esatto. Nel frattempo io mi sono completamente frizzato, cioè non ho più il controllo di nulla a livello di console, di regia, però voi tutto bene? Mi vedete? Sì, sì, sentiamo, ti vediamo. Ti vediamo paralizzato, però. Paralizzato. Infatti il paralizzato mi preoccupa, nel senso che non... Allora, vi possiamo rassicurare, ragazzi, è solo frizzato. È vivo e vegeto. Sono frizzato. Pensavo che fosse assolutamente così... preso, rapito da quanto stavamo dicendo con quella faccia compiaciuta. Avevo smesso di ascoltarvi a 5 minuti, però il punto era che cercavo di capire perché ci fosse questa immobilizzazione. Vabbè, intanto sì. Che sei immobile, c'è Ricky Sveck che giustamente tocca un altro argomento, paglia, dice... Se parliamo di allenatori, Obradovic con questo Partizan di livello medio sta facendo un lavoro clamoroso. Effettivamente... 5 delle ultime 6, miglioramenti in difesa, come li vedi? Clamoroso no, però sta facendo bene sicuramente, sta facendo il suo, adesso la squadra sta girando, e squadra anche divertente da vedere, comunque sempre gioca sempre ad alti punteggi, ad alti ritmi, anche perché comunque il talento offensivo ne ha tanto, e forse non tanto solida, ecco, comunque va molto a periodi, e... quindi direi eccezionale no, secondo me, però sicuramente sta facendo un bel lavoro col materiale umano che ha, e se parliamo di allenare, appunto, ecco, uno che sa massimizzare le risorse sicuramente, cioè Obradovic l'assicuro, ecco.
Tra l'altro per il futuro è anche un nome che insomma non ha mai nascosto una certa predilezione per la città di Barcellona, dove se non erro ha anche una discreta abitazione. Quindi, così, se proprio vogliamo parlare di valzer di allenatori, l'Apo Golden dice Bielizza ancora ai box? Sì, allora raccontiamola per chi non lo sapesse, ecco, Elle non c'è più, va bene. Ciao. Bielizza ancora ai box, allora Itudis nei giorni scorsi aveva detto che Bielizza si sarebbe unito alla squadra per essere disponibile a partire da oggi, praticamente, da dopo la partita di ieri col Bursaspor. Che cosa è successo? Che in prossimità di questa partita è stato detto che il giocatore ha sentito ancora qualcosa al tendine d'Achille, che tra l'altro al tendine d'Achille, ha detto Itudis, a me risultava al polpaccio il problema. Sono due cose un po' di... spesso sono collegate le due cose, quindi magari una ha generato l'altra e viceversa. Ok, perfetto, ecco, e quindi Itudis si è un po' polemicamente, diciamo, risentito in una giornata in cui gli allenatori non hanno lesinato parole di un certo tipo in conferenza stampa, non è voluto essere da meno e ha detto servirebbe una risposta un po' più professionale da parte del nostro medico, non dovete chiedere a me, dovete chiedere a lui. Mi sembra abbastanza, cioè, non mi sembra ci sia molto da commentare, ecco. Penso che comunque il periodo non felicissimissimo del Fener un po' lo agiti anche, quindi magari la risposta sarà stata anche condizionata anche da questo, anche se poi adesso il Fener con la vittoria della settimana scorsa è un po' damponato, però forse tra l'altro hanno vinto, sei d'accordo sul fatto che hanno vinto, ma come si dice, vinto ma non convinto esattamente, no, no. Sia quella col Pana che... No. Che anche quella col Bayern si sono fatti recuperare, cioè alla fine hanno vinto di pochi punti una partita in cui erano 44-25 a rimbalzo. Sì. Avere 19 possessi in più e vincere di una manciata di punti col Bayern a un possesso a pochi secondi dalla fine. È come era andata con la Virtus, alla fine. Cioè, sì, dominio netto, sì. Lì l'hanno persa poi. Non vedo, cioè sembra, è strano anche perché squadra nuova, allenatore nuovo che non ha fatto la preparazione, iniziato da Dio, sembrava che stessero insieme da mille anni, poi una sorta di rookie wall, solo che di rookie lì non c'è nessuno a parte rookie wall, eccolo, eccolo che torna. rookie wall è riapparso. Ho dovuto riavviare tutto e quindi abbiamo perso le ultime domande. Abbiamo fatto un paio di domande, abbiamo risposto. Sì, purtroppo quando si va a parlare di temi così scottanti, ogni tanto arrivano gli hacker, arrivano i malpensanti, quelli che ti vogliono fermare quando tu stai raccontando solo la verità. La grande verità, che tra l'altro riguarda anche l'Eurocup, che è ricominciata, a breve avremo anche qualche ospite delle nostre rappresentanti, che sono ovviamente Brescia, Venezia e Trento. In particolare importante la vittoria di La Reyer, che veniva da due sconfitte in fila, invece bella vittoria su Ulm, con cui adesso anche la differenza canestri, secondo posto alle spalle di Burg, che è andato a vincere in Transilvania, e visto che settimana prossima è previsto proprio Burg-Reyer, che è una partita decisamente importante, perché soprattutto se vinta darebbe un boost anche qui notevole, visto che all'andata hanno vinto i francesi. Soprattutto sfaterebbe un tabù, perché Burg onestamente con la Reyer è una storia un po' negativa. Già era quella del back to back, se non sbaglio, in periodo, le abbiamo fatti giocare in 24 ore, sono proprio eviterei. Beh, ieri la Reyer ha fatto una bella prova generale a Bologna, alla fine ha perso una partita pazzesca con Teodosic, che ha fatto il Teodosic, compreso il canestro della vittoria. Per cui secondo me ci sono chance abbondanti per giocare una partita di un certo tipo e vincere in Francia. La Germani altrettanto bene nel suo ritorno in campo, vittoria notevole in faccia a Marza contro la sua Gioventù de Badalona, che è stata arata 85-75, la squadra di coach Magro, che in Europa continua comunque a lottare in questo momento, 5 vittorie, 5 sconfitte, quindi playoff assolutamente, zona playoff assolutamente consolidata. Trento, dall'altra parte, aveva una trasferta, diciamo, non delle più semplici in casa del Prometheus, ha perso e resta, diciamo, nella parte bassa della classifica, 2 vittorie, 8 sconfitte, con Amburgo che è ottava, 3 vinte, 7 perse, quindi... Anche per la squadra di Lene Molin c'è tutto il girone di ritorno, questa era solo la prima di ritorno.
Impressioni soprattutto su Venezia e Brescia, le due belle vittorie che sono arrivate alla ripresa, Paglia? Venezia, come penso dall'inizio della stagione, è focalizzata sull'Eurocup, ormai, cioè il mirino principale è messo lì e pian piano mi sembra stiano anche crescendo di convinzione. E la partita di questa settimana è spartiacque con Burg, perché comunque andarli a prendere e finire primi. È vero che la formula poi con le gare di eliminazione è fratricida, però comunque intanto farli in casa non è cosa da poco. E Brescia mi sembra che faccia fatica un po' nella gestione del doppio impegno, nel senso che comunque quando ha una buona partita in Coppa spesso poi lascia qualcosa in campionato, anche dopo la partita super che ha fatto in casa contro la Gioventù, ne ho visto solo un pezzo, però non sono riuscito a vederla tutta. Ieri ho visto una parte della partita con Verona in campionato e invece l'hanno abbastanza, non dico ciccata, però comunque sicuramente hanno fatto un passo indietro, quindi vanno un po' sulle onde anche per gli infortuni che hanno avuto strada facendo, perché comunque quello anche è un elemento che, se è importante per una squadra di Eurolega, figuriamoci per una di Eurocup che comunque ha roster molto più corto. Trento, sì, trasferta era complicata, no? Comunque una trasferta di Eurocup non è mai semplice, però Prometheus forse era una di quelle, non dico alla portata, e qualcosina in più mi sarei aspettato onestamente. Io Trento faccio fatica a commentarla, perché se non erro, vado a memoria, è 3-27 nelle ultime 30 giocate. Ecco, francamente... Sì, quello è il discorso generale. Ecco. Non, evito di commentare, perché non mi sembra una cosa da commentare a livello di pallacanestro, 3-27. Per quanto riguarda Venezia, Brescia, sono perfettamente d'accordo con quello che dice Paglia, la gestione del doppio impegno difficile. Venezia, secondo me, è una squadra per la quale io vedo dei margini di miglioramento veramente notevoli. Poi la mia fiducia nel lavoro di De Raffaele è totale, forse da questo punto di vista sono anche di parte proprio per gusto di pallacanestro, anche perché io ho visto De Raffaele allenare negli ultimi anni, ho visto un allenatore che è migliorato un casino come allenatore, come gestione, proprio parlo di 6-7 anni addietro. E le sue squadre di conseguenza hanno sempre fatto così. Quindi adesso c'è il ritorno che si sente la mia voce. No, adesso non più, a posto. Va bene. E quindi vedo anche una squadra che ha grossi margini di miglioramento. Credo tantissimo io in questa Venezia, anche perché ha dei giocatori estremamente validi e quindi sono... Vanno sul mercato secondo te adesso con la questione Sima? Non lo so. Non lo so, no, io non ho nessuna notizia mi ha stupito un po' che Sima sia stato mollato così, perché Sima obiettivamente Malaga. No, certo, però voglio dire, se fosse stato ritenuto realmente indispensabile, buyout o non buyout, te lo tieni, ecco, era quello che volevo dire, anche perché l'avevo visto l'anno scorso fare veramente, veramente bene, solo per quello. Però Coso Reyer dice vuole un bisogno di un cambio tecnico. Non lo so, non sono d'accordo con McLaughlin. Vediamo come finisce. Se no ci sta dopo tanti anni, magari anche solo per ripartire, no? Però vediamo come finisce. Se vince l'Eurocup e viene Eurolega, cambiano un po' l'allenatore. E comunque nel caso io De Raffaele lo vedrai benissimo su una bella panchina di Eurolega, di quelle anche di medio livello Eurolega. Cioè? Valencia, no, ecco, una cosa così. De Raffaele Valencia, questa... Ma no, dico Valencia per dire il medio livello. Vorrei vederlo proprio un Baskonia, una cosa del genere, ecco, non quelle, non magari le big, a parte che lo vedrei bene anche in una big, ma per fare un passo ulteriore lo vedrei bene così. No, ma credo che anche Cox si vedrebbe bene su una panchina così. Ricordo che a noi disse... Quando gli a domanda che gli avevamo fatto io Paglia quanto volesse l'Eurolega, lui disse cosa, non so, non mi è bastato neanche vincere due campionati per farlo. Cosa fare? Ci aveva detto così, quindi
e subito arrivano, bam, immediatamente. Gli associazioni twittano, è finita. Subito, sì, sì, chiaro. Io lo vedrei meglio all'estero, però. Non so perché, ma lo vedrei meglio. Infatti, Valencia, palazzo nuovo, coach nuovo, tutto nuovo. Beh, vorrei qui McLovin, che è il tifoso Reier, che dice che secondo lui era da cambiare, oltre che l'85% del personale, anche l'allenatore, dice, accusa, tra virgolette, la gestione di Freeman, che dovrebbe essere il miglior giocatore del roster, è imbarazzante. Senza entrare nella dinamica della gestione tecnica del giocatore, però io credo che su Freeman ci sia un asterisco che non so quanto poi sia stato, tra virgolette, pubblicizzato, e cioè che lui ha avuto problemi familiari abbastanza importanti nel mese di ottobre, e questo nel momento più importante, più delicato, l'inserimento, dove infatti lui stava giocando anche molto bene all'inizio, ne ha provocato, secondo me, un rallentamento in questo processo, e quindi poi tutte le fasi di up and down e tutto il resto. Quindi il discorso della gestione, poi il miglior giocatore del roster, beh, diciamo il riferimento a livello offensivo dovrebbe essere, cioè la bocca da fuoco, tra virgolette. Ah, sì, ma il miglior giocatore del roster, perché ha giocato a Cesca. No, quello con più punti in mano, doveva, in teoria, in linea teorica, penso sia stato pensato così prima. A me sembra una squadra che ha 5 giocatori in doppia cifra, sì, più che il modello è quello, un giocatore da 12, sì, di media, ci si aspettava da Freeman, e magari sta facendo 10 o 9 e mezzo, e vabbè. No, per me ci sta, tutto sommato. No, si fa sempre in tempo, dico, è uno di quei giocatori poi, killer, che vincono le partite, quindi credo poco alle crisi stagionali di questi qua. Bisogna vederli quando arriveranno i momenti in cui l'ossigeno, l'arsura al sopravvento, qualcuno dice la cioccolata si addensa, e lì vediamo poi se Freeman magari invece torna protagonista per quello che uno può pensare dovrebbe essere. Marza, hai visto Bologna-Reier ieri sera? Sì, l'ho vista, sì, perché era in chiaro. L'hai vista? Grandissimo! Incredibile! L'ho vista alternata con Baskonia-Badalona. Se io guardo sempre due partite contemporaneamente, perché così non capisco. No, se no non riesco neanche a capire. Ormai capisco il malato. Esatto, da due in su. Cioè, sotto due non è contemplato. No, c'è l'account di Eurolega, di Euroleague TV, permette anche le 4. L'altra sera hanno viste 4, anche perché l'altra sera hanno fatto 5 partite, tutte iniziate tra le 8 e le 8 e mezza. Adesso avremo Mr. Glickman qui, lo avremo, ve lo prometto, lo avremo. Questa sarà una delle domande veramente che gli devo fare, perché non è possibile che ci siano 5 partite che iniziano nell'arco di 30 minuti. Non ditemi che è impossibile organizzarsi diversamente. È una roba che mi fa scoppiare il cervello. Io non divento matto quando c'è quella roba lì. È una roba pazzesca. Una, ho dovuto vederne una alla televisione e 4 sullo schermo divisi con i 4 schermini. Buonanotte. Allora, per quello ti posso dire che secondo me però è la cosa che mi sorprende meno. Perché questa cosa degli orari, ognuno gioca all'orario che vuole, in sostanza. È chiarissimo dalle prime 20 giornate. Cioè, è inspiegabile, sennò, come dice Marza, che ci siano 4 partite alla stessa ora. Certo. Questo perché la Lega è debole. Ognuno gioca l'orario perché la Lega è debole. Ma Marza ricorda sempre che quando era il momento, cioè nel periodo in cui si fa il calendario, si determinano gli orari e quelle robe lì, queste cose qua sembrano una roba da poco, è produzione televisiva. Però se non ci sono i vertici insediati e non c'è il referente, alla fine chi è che si prende? I club, ognuno. Però era così anche l'anno scorso, che quando hanno fatto il calendario l'anno prima. È stato metà anno, infatti, se non ricordo male. Diciamo che è cambiato molto ed è peggiorato molto da quando sono uscite le russe. Perché le russe ti garantivano la partita tra le 17.45 e le 18.45. Ce n'era sempre. Ho capito, però bisognava fare un discorso corale e dire che qualcuno deve giocare alle 18.30 anche perché non ci vedo nulla di incredibile. Cioè io Milano l'andrei a vedere a giocare in Eurolega alle 18.30. No, ma poi alle 18.30, ma lascia Milano alle 20.30, però fai giocare alle 18.30 al Panathinaikos, che sono le 19.30 di Atene, almeno quello. Cioè Atene e Istanbul, tra cui ci sono 4 squadre, e anche il Maccabi c'ha un'ora in più. Cioè ci sono 5 squadre che hanno un'ora in più. E caspita, gestitele.
Dov'è che le vede le partite di Liga Endesa, se volesse? L'ho sempre detto, io va bene, io le vedo perché ho l'account di Movistar in accordo con la Liga per la nostra collaborazione, però sugli account di scommesse, ed è tutto legale, basta aprire un account, un conto con 5 euro se uno non vuole scommettere, per dire. Senza obbligo di scommettere. 5-10 euro senza obbligo di scommessa, apre il conto e da lì c'è la diretta praticamente su quasi tutti gli operatori di scommesse. L'unica cosa, bisogna entrare e uscire ogni 10 minuti perché ti buttano fuori, perché l'account, cioè il conto della scommessa non è previsto per fare le dirette, sarebbe più... Sì, consiglio, sì. Una roba da smanettone che mi hanno consigliato i miei ragazzi di Eurodevotion, quelli più giovani, scaricarsi, vedere tutto da Google Chrome e scaricarsi l'applicazione Full Screen Anything, che vuol dire che cliccando su quella la vedi in grande e non nell'angolino, nel rettangolino piccolino su cui fanno le live. Tu da hacker di così non tutto posso... legale, ovviamente, tutto non è legale, che... tutto legale, tutto non è legale, che stiamo dando informazioni, ok. No, assolutamente, sì. Tutto legale. I veri consigli. Più che altro sarebbe logico chiedersi perché la Liga venga trasmessa in 176 paesi nel mondo e non c'è in Italia. Ecco, questo magari sarebbe una domanda più lecita da fare. Che cosa? Qual è? Scusami? La Liga è trasmessa in 176 paesi nel mondo. 176. L'Italia è uno di quelli in cui non viene... C'è la mappa, se uno ha voglia di smanettare sul sito della Liga. Sì, l'avevano pubblicata a inizio stagione, mi pare. Se una posso dirti, per quel che so dalla mia esperienza, nel 2017 Fox Sports si era informata sui diritti di Liga, ma costavano tipo poco meno di quelli di Eurolega. Evidentemente quindi... Marocco, Burundi, Repubblica Centrafricana, eccetera, le Maldive... hanno tutti deciso di investire in questa cifra. Le Maldive in quelle classifiche lì non dovresti mai guardarle, perché ti ricordo che i posti dove si... praticamente le Maldive, come potrebbe essere i Caraibi, certe zone, lì hanno tutto, gli abbonamenti di tutto, perché vai in resort da 5.000 euro al giorno, dove ci manca che non vedo le partite della Liga. Le Maldive per provocare. Chiaro che ci sono anche, non so, se i diritti li prende ESPN Africa... ESPN Africa trasmette in tutta l'Africa, quindi non è che il Burundi... No, perché hanno tanti giocatori africani che giocano nella Liga Endesa, eh. Però mi sembra una cosa folle, cioè... Lo è, e innanzitutto lo è perché, ancora una volta, l'Italia è un paese calciocentrico, oltre quello che è il limite, perché tanti altri paesi in Europa hanno il calcio al centro, però non in questa maniera. Però questa cosa si riflette poi in una situazione del genere, cioè la Liga in Italia nessun emittente spende i soldi che costa perché non rientrerebbe nell'investimento. È brutto da dire, ma è così. Farebbe 3 milioni Milan Monza di Coppa Italia, ottavi di finale, rispetto a un incredibile Baskonia Real dopo due supplementari con Aouar che segna in rovesciato agli spogliatoi, farebbe magari 250.000. Siamo un paese arretrato e noi continuiamo a dire che siamo un grande paese, ma non è così, siamo un paese... No, ma questa è la polaroid del fatto che siamo un piccolo paese, ci evolveremo. Ho sentito anche dire che il discorso è che non serve, è inutile prendere i diritti di una lega come la Liga Spagnola, perché tanto in Italia la gente guarda solo NBA. In Italia la gente guarda solo NBA, ma aggiungerei in tutto il mondo la gente guarda principalmente l'NBA, non solo certo. Italia. Comunque cioè, l'Eurolega in Italia la guarda. Ad esempio, in Spagna Movistar, che trasmette l'NBA, trasmette anche la Liga Spagnola, quindi non è una cosa, le due cose non cozzano. È chiaro che se vendi il prodotto della tua Lega in una certa maniera, però parlando con i vertici della Liga mi ha detto: abbiamo avuto un paio di offerte dall'Italia, ma non le abbiamo mai ritenute accettabili per il tipo di prodotto che davamo. E certo, anche perché loro... Qualche volta Sport Italia le prendeva all'ultimo secondo i playoff. Anche l'anno scorso l'hanno prese da gara 3 di finale, che hanno fatto vedere gara 3 e gara 4, no? Sì, questo da 2-3 anni lo fa DAZN, perché i diritti della Liga in realtà sono di DAZN in Spagna. No, è Movistar, non è DAZN. Ma anche DAZN li ha. E per l'estero... No, secondo me l'Eurolega in Spagna. Sì, ma io ho fatto per DAZN le finali
della Coppa, del campionato spagnolo, quando le fecero nel 2020, che vinse Baskonia nella bolla. Nella bolla. E lì i diritti li aveva DAZN, magari poi li ha presi Movistar al 2021. Per adesso DAZN non ha più la Liga c'è la Movistar. DAZN ha tutta l'Eurolega. Quello sì. Ok. Oh. Beh, come in Italia del resto. Ha ragione anche D-Wade, sempre, già la terza volta gli do ragione, oggi è saggissimo. Dice, calcio centrico, ma i diritti del Barça di Super, il Real Barça di Supercoppa non li ha presi nessuno. Infatti c'era mio figlio incazzatissimo ieri sera, voleva vedere Real Barcellona, e quando mi ha detto, no, papà, non la fanno vedere, ho detto, ma figurati, ma sei pazzo, non fanno vedere Real Barcellona. Invece è vero, non c'era Real Barcellona. È perché era questione economica, banalmente, costava troppo una singola partita. L'ho vista su un sito di scommessa. Beato te, Nardo. Devo dire che non me lo ricordavo neanche, poi in realtà sì, ho visto che ha vinto il Barcellona e che qualcuno parlava che Ancelotti è bollito, ovviamente. Ragazzi, questa settimana c'è Olympiacos Real, prima contro seconda. Infatti, stavamo arrivando proprio a quello, alla prossima settimana, la 20ª giornata. Ci avete fatto una domanda su Baskonia, si è sgonfiata? No, non si è sgonfiata, è che banalmente è statisticamente provato che se tu vinci X partite consecutive, prima o poi perderai. E se hai un calendario magari che insieme cozza con le tue condizioni non ottimali, puoi andare a giocare a Monaco di Baviera. In questo caso Kozar, allora. Esatto, Kozar con le tue condizioni. Dopo, puoi andare dopo la mia supporter che è un mago, paglia con questa, basta. Ecco, puoi andare lì e perdere contro il Bayern e poi nulla ti garantisce che quella successiva tu la vada a vincere, cosa che infatti non avviene perché giochi a Belgrado col Partizan, che in questo momento non fa fatica a far canestro, e perdi. Quindi secondo me il Baskonia è una di quelle certe di fare i playoff, poi che possa arrivare prima o sesta non è dato sapere e ovviamente non vale. Ci chiedono due pronostici. Allora, ricordava Marza, mentre io metto sotto fondo la 20ª giornata che scorre così, si apre con Fenerbahce Monaco, peraltro 18:45 di giovedì, che è una gran partita. Olympiacos Real Madrid, che potete vedere anche su Sky, anche questa è una gran partita del venerdì alle 20, in contemporanea, mezz'ora dopo, gioca il Milano in casa contro l'Asvel. C'è anche Efes Bayern Monaco venerdì e Žalgiris Stella Rossa, che, esatto, che è il partitone, la ball prediction assoluta, perché parliamo di due squadre che sono in bagarre totale per i playoff, con addirittura lo Žalgiris che può dare una picconata clamorosa alla Stella Rossa. Ha perso di 4 a Belgrado, avevo controllato, e quindi è una partita che se lo Žalgiris vince con 5 o più punti, secondo me è un passo veramente notevole verso la post season. Perché andrebbe 12-8, assolutamente. Bologna gioca in casa col Panathinaikos giovedì alle 20:30. C'è Maccabi Alba Berlino e c'è anche un bellissimo Baskonia Barcellona, oltre che Valencia Partizan, che anche quella è una partita ad alta punteggio, ad alta velocità. La vostra bold prediction per la 20ª giornata? Partizan che vince a Valencia. È uno spareggio anche quello, No, però ultimamente il Partizan perde sempre, Valencia un po' così. Sono a pari punti, 9 vinte, 10 perse, quindi chi perde è perduto. Paglia? Bold è difficile, perché comunque sono partite non semplici. Bah, direi l'Alba che vince a Tel Aviv. Questo è pesante, vero? Molto tecnica. La sto vedendo comunque brillante. 21 di Zusman e via, si vince all'Olia delle Ali. Sì, poi hai capito? Il ritorno degli israeliani, quindi... Tra l'altro, secondo me, guardate che in ottica playoff, secondo me il Maccabi ha lasciato giù una partita col Panathinaikos che potrebbe costargli tanto. Sì, fastidiosissima, concordo. Perché andava 11-8, via dell'Alba in casa, che voleva dire metterli... Questa è proprio brutta, mi è sembrata. Brutta, concordo. In più Panathinaikos 7 vittorie, è già ampiamente dietro, però l'avrebbe data anche la mazzata finale al Panathinaikos. Detto questo, Svel vince contro Milano. Io dico che il Bayern vince a Istanbul con l'Efes. Non è neanche tanto bold come che cosa?
ha Svevinto contro Milano. Che ball prediction sarebbe? Appunto. Ho detto Bayern che vince a Istanbul con l'Efes. No, no, dicevamo McLovin l'ha scritto che la Svel vince contro Milano. Ah, McLovin, no, bold, allora non sa cosa vuol dire bold. Non è troppo bold, infatti. No, beh, sulla carta sarebbe bold, ma... In pratica no. Non ci credo nemmeno se lo vedo. Cosa? Dell'Alba che vince a Tel Aviv. Ah beh, certo, lo vedrà infatti futuro, perché giovedì e venerdì non puoi averlo ancora visto. Il Barcellona che vince contro il Baskonia, che vince contro il Barcellona, ci dice McLovin. Questa è una casa. Per me vince il Barcellona, però il Baskonia perderebbe la quarta di fila se perde ancora. E quattro iniziano a essere quelle partite di far riflettere. Sorride bene. Il Menego piange, ride, non si sa. No, ride, ride. Ride, va bene. Ride. Grande Menego. È entrato adesso. Il Menego arriva in trasmissione alle 19:29, un minuto prima di chiudere. Più di un minuto non ci sopporta. Sì, perché gli serve, perché ha detto che l'ultimo minuto è quello che conta. Okay. Quindi il resto si può fare anche a meno di guardarla. L'ho ringraziato anche da parte vostra. Più che altro direi che adesso, quando si verificano i casi di partite tra le prime otto e quelle dietro, la vittoria eventuale di quelle nella prima parte della classifica inizia a mettere delle, così, dei piccoli gap che iniziano a diventare sempre meno recuperabili. Quindi man mano che si va avanti con questo, secondo me, io farei molta attenzione a quello, alle partite, visto che c'è la classifica così corta, tra una che ha 11 vittorie e una che ce ne ha 9, adesso vince quella da 11, piazza un... inizia a mettere lì un gap che inizia a diventare un minimo significativo. È quello che deve fare lo Žalgiris con la Stella Rossa. Sì, esatto, esatto. E invece secondo me vincerà la Stella Rossa, questa la butto lì anche. Il Menego aveva judo, dice, no, no, quindi non poteva... Aveva judo. Petrušev, se la Stella Rossa vince a Kaunas, probabilmente farà 36. Ne parleremo settimana prossima, lunedì, che dovremo avere tra l'altro un ospite notevolissimo. Diciamolo, mi hanno confermato oggi, quindi possiamo dire. Confermato, l'ufficio stampa allora, della Virtus mi ha confermato che settimana prossima avremo Sergio. Avremo Sergio Scariolo, grandissimo coach, che verrà a raccontarci la sua sfida, che io tra l'altro racconterò proprio con Andrea Meneghi, per quello che si è collegato all'ultimo minuto, giovedì alla Segafredo Arena contro il Panathinaikos, quindi una partita tutta da vedere, cioè Bacon da fermare, ma non solo lui, perché comunque è una squadra sempre da prendere con le pinze, come diceva qualcuno. Vi ricordo che in Eurocup si gioca martedì, sì, domani alle 7:30 Burgreier, e Promete Germani si gioca mercoledì invece alle 18, a livello proprio di calendario, alle 20 di mercoledì Trento in casa con i London Lions, che nel frattempo stanno comportandosi, direi, forse meglio di quello che si potesse pensare. Sì. 4 vittorie, 6 sconfitte. Partendo per guadagnare, sarebbe vincerla. Stanno per guadagnarsi il posto in Eurolega. London, alla fine, forse sono quelli favoriti. Sì, ci vediamo a Bologna, L, Max Dalla C, che credo sia Max Dalla Costa, che adesso non sapevo vivesse a Bologna, sapevo che viveva in Spagna e quindi sarà il suo idolo Marza. E comunque sì, ci vedremo giovedì a Bologna. Invece ci vediamo con l'Area 52 lunedì prossimo per quanto riguarda Eurolega e Eurocup. Vi ricordo mercoledì in serata, direttamente sotto la Torre Eiffel, Mamo e Sora faranno una puntata speciale di Area 52 speciale NBA, dove commenteranno le parole, le interviste di questi ultimi giorni con Doncic, Giannis, diciamo Jokic, che hanno detto cose che hanno fatto dibattere molto, e quindi avrete, adesso vi lascio così con questa suspense fino a mercoledì per sapere cosa ne pensa Matteo Soragna, e giovedì poi c'è Chicago-Detroit che loro commenteranno per Sky sempre a Parigi. Noi invece lunedì prossimo avremo Sergio Scariolo, quindi sarà una puntata naturalmente molto interessante, scopriremo le ultimissime su tutto quello che riguarda la galassia Virtus, visto che avremo il loro allenatore, e commenteremo la 20ª giornata di Eurolega, dove ci sono partite, come abbiamo visto, assolutamente imperdibili, e anche in Eurocup, dove Venezia e Brescia giocano due gare, col circoletto rosso, ma in realtà anche Trento, perché quella con i London Lions in casa è una di quelle partite, come si diceva una volta, da vincere. Il pensierino della notte
per Marza. Ah, vedi che Max, io ricordo bene le cose, mi dice sono in trasferta, sempre in trasferta. Quando giocavamo insieme, però in trasferta lui non veniva mai, mandava il cugino perché non c'aveva voglia. Il pullman, sai, le trasferte quelle belle, paglia, la Serie C, anni 90. Basket, è vero. Sì, no, poi cose da... non apriamo questo album dei ricordi. No. Allora, Marza, il pensierino della notte, se ce l'hai. Ah, non so, vorrei sapere com'è andato judo al Meneco. Penso che sia andato bene, altrimenti mi avrebbe scritto. Paglia, con te ci vediamo settimana prossima. Ho apprezzato molto comunque la camicia per la Q&A, è stata veramente apprezzata. Sì, ha dato una nota di colore diversa. Non so se Marza sei d'accordo, ma la puntata, no, cromaticamente. Fenerbahce, lui è. Ma questo è un po' variopinta, perché vedete, è un po' multicolor. Ma infatti, io lo trovo il tuo miglior mise, il tuo miglior outfit degli ultimi due anni, forse è vero. Forse hai iniziato ad ascoltare tua moglie, chi lo sa. Ci vediamo fra 7 giorni, Area 52. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, ragazzi.